Sta arrivando lì che sta manovrando, parcheggiando, tirando il pallace. Così tanto che non siamo qua. Fino al giorno della benedizione, quindi rimane tutto questo un po' un segreto.
Pari rappresenta però il tema, questo lo possiamo dire, il tema che riguarda i 600 anni della Corteggiata, perché quest'anno festeggiamo appunto i 600 anni dalla prima pietra della fondazione della Corteggiata. Quindi il Pari racconterà proprio questo, il momento in cui il cardinale riceve la bolla papale, ma soprattutto ha l'illuminazione e prende la decisione di costruire la Corteggiata in intero borgo. Quindi il nostro Palio racconterà proprio questo, la rinascita di un borgo che era un borgo molto semplice, in cui c'erano solo dei pochi abitanti e un castello dislocato sulla sommità del colle, che poi viene trasformato, quindi rinasce in un borgo, in una cittadella ideale del Rinascimento italiano. Quindi un'idea fantastica che ha avuto il nostro cardinale Anna Castiglioni, che ha costruito questa città e che ancora oggi vive grazie ai suoi abitanti e alle nostre tradizioni. Quindi il Pari rappresenta questo. Poi dopo la Recina conterà qualcosa, quindi non potremo vedere. Oltre a questo momento, quindi domani in Corteggiata, ci saranno gli altri momenti del Pari, che sono domenica la Corsa dei Cerchi, quindi vestitura dei Capitani dei Rioni e Corsa dei Cerchi, pesatura delle Botti, e poi dopo la Corsa dei Cerchi, domenica 10 luglio, ci sarà la vera e propria gara, che è la gara del Pari dei Castelli, quindi la Corsa delle Botti. Abbiamo visto prima i bottati correre per allenarsi e torneranno a trovarci ancora tra poco, perché si rifucileranno e mi aspettano solo quel momento. E quindi va bene. Esatto, sono ragazza giovane, avete visto, quindi il Paio, diciamo così, rappresenta tutte le anime di Castiglione, dai più giovani alle persone un po' più anziane che hanno queste tradizioni da sempre. Quindi è un bel momento, un momento di condivisione, un momento in cui la cittadinanza sta insieme e vive questa avventura che appunto parla di Castiglione. Penso di aver detto più o meno tutto. Ringrazio ancora il maestro e tutti gli association. Grazie e poi un po'. Avremo un fresco e potremo vedere le opere da grazie. Molto anche ironica, quindi questo è il mio primo pensiero verso Giancarlo e non il sindaco, ma l'uomo. Detto questo, abbiamo aspettato tanto per fare questa grande mostra e tornare a una normalità degli eventi con il Palio e tutto quello che vedrete in questi 10 giorni incredibili, dove ognuno sta dando il meglio di sé. Questa mostra è dedicata ai cardinali e a coloro che lo sono diventati e anche a coloro che sono diventati dei papi nel tempo e nei secoli. Il maestro Milo è uno di quegli artisti che ha avuto la fortuna e l'onore di conoscere nella sua vita tanti cardinali, dal cardinale Colombo fino a passare al Martini, uno dei più conosciuti, al Tettamanzi, fino ad arrivare il 12 gennaio del 2022, grazie a un amico importante, che è il vicario Pinna,
ha avuto l'ufficialità di essere ricevuto in udienza da Papa Francesco il 12 gennaio. In questa mostra vedrete il bozzetto preparatorio iniziale da cui nacque l'idea nel 2013 di questo incredibile quadro che è l'abbraccio dei due papi, che oggi si trova ai Musei Vaticani nella sezione arte contemporanea, donato dal maestro il 12 gennaio quando incontrò Papa Bergoglio. Fu un momento molto particolare per il maestro perché in qualche maniera ha chiuso un ciclo di conoscenze e, come ha detto scherzando, sono passato dal rosso al bianco e quindi ho fatto un po' la chiusura dei colori. Qui troverete opere dedicate in momenti diversi visti dal maestro durante il loro momento cardinalizio, ovvero mentre stanno diventando cardinali, oppure sono chiusi in conclave per eleggere il vescovo di Roma. In altri troverete il Papa, c'è un quadro in particolare che è stato dipinto in questi due anni di pandemia, dove il maestro ha voluto vedere il Papa Francesco come un cavaliere, un soldato di Dio, che cerca di sconfiggere il male insieme all'Arcangelo Gabriele, che è uno dei generali di Dio, scesi sulla terra per combattere il male. Nell'altra sala, oltre al bozzetto, troverete questa chicca preziosissima che arriva direttamente da una grossissima galleria d'arte antiquaria tra le più importanti d'Italia, e troverete un'opera della fine del Settecento dove è ritratto Papa Pio VII da Paolo Labruzzi, uno dei più grandi artisti del Settecento che dipinse il clero di quel secolo. Abbiamo qui quest'opera incredibile che chiude un po' il cerchio tra il Cardinal Branda, i vescovi che gli sono succeduti, i cardinali, fino ad arrivare a un artista contemporaneo del XXI secolo che ha voluto, tra le sue forme d'arte, riprodurre anche questo filone più legato alla Chiesa in cui lui ha sempre creduto per suo credo personale. Questa è la mostra sui cardinali, vedete due sculture, una dedicata ai cavalieri che combattevano per i cardinali, per il Papa, e l'altra invece è San Giorgio il Drago, che qui poi potete ammirare presso la collegiata, che riproduce questa storia, leggenda o verità, dove il nemico in questo caso è il drago. Io vi lascio alla mostra, qualsiasi curiosità abbiate chiedetela pure al maestro, avete qui. L'unica cosa che non vedrete, quindi vi consiglio di tornare domani, nei prossimi giorni, fino al 10 di luglio, col gran finale, dove c'è il teatro dei folli, i fuochi d'artificio, le spade infuocate, di tutto e di più, perché dietro, su quella parete, è nascosto in rosso il bozzetto originale da cui è nato lo stesso. A voi. Prego. Sì, ce l'ha fatta l'immagine di una vita. Abbiamo sempre un piacere di vederla. Questo palazzo è meglio la scala, no? L'unica cosa è